Sauro, è iniziato questa mattina il concorso musicale. Come verranno suddivise le 3 giornate dell'evento? Bene, innanzitutto dico che questo è il 3° anno che facciamo questo concorso. Si svolgerà appunto oggi, domani e domenica. Questo pomeriggio faremo le selezioni dei ragazzi che abbiamo scelto per la finale, perché già noi abbiamo fatto una prima selezione streaming e abbiamo deciso, ne abbiamo ammessi 9 in finale. Oggi li ascolteremo in presenza di una giuria importante e poi decideremo i 3 finalisti che riascolteremo domani e poi domenica pomeriggio con un concerto pubblico decideremo anche il 1° e il 2° e il 3°. I ragazzi si esibiranno con il concerto di Mozart. Da chi è composta la giuria? La giuria è una giuria molto importante. Ci sono io, come in qualità diciamo di coordinatore e direttore artistico, poi c'è Fabrizio Meloni, che è il 1° clarinetto della Scala, poi c'è Enrico Maria Baroni, che è il 1° clarinetto dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, il 1° clarinetto dell'Orchestra Nazionale de France, Patrick Messina. Poi abbiamo scelto anche un giurato che non suonasse il clarinetto, ma un altro strumento a fiato, che è un oboista, Giuliano Giuliani, oboista e corno inglese. Giuliano Giuliani, che è stato per 40 anni oboista al corno inglese, come dicevo, al Teatro Comunale di Bologna, che fra l'altro è un fanese che vive a Bologna, ma vive spesso anche a Fano. Ed è una giuria di altissimo livello, forse a livello europeo siamo ai massimi livelli, diciamo. Siamo arrivati al 3° concorso internazionale di clarinetto. La nostra città sempre più spesso presenta e propone iniziative che hanno un respiro internazionale. Quest'anno siamo alla 3ª edizione, una iniziativa che ha anche negli anni precedenti raccolto l'interesse di giovani che provengono non soltanto dal nostro paese ma dall'Europa e anche da fuori del nostro continente. È un'altra occasione che la Fondazione propone attraverso l'Associazione Arte e Musica per consentire a dei giovani di mettersi in mostra e di rappresentare il proprio talento. Oggi, domani ci sono le selezioni e domenica alle ore 17 ci sarà il concerto dei 3 vincitori che per la loro classifica riceveranno un premio che è appunto è previsto dal bando del clarinetto.